Gioco di squadra, team giovane e motivato, cura del cliente. Questi, in sintesi, gli aspetti rimarcati nel corso della convention di fine anno della BCC di Acquara, svoltasi lo scorso venerdì, durante la quale il direttore generale Antonio Marino ha illustrato i risultati positivi raggiunti quest'anno dalla banca di credito cooperativo. Ci troviamo presso la Sciabica ad Agropoli per il meeting pre-natalizio della BCC di Acquara in compagnia del direttore generale Antonio Marino. Allora, innanzitutto, direttore, tracciamo un bilancio di questo anno intenso, ecco, che ha visto più segni positivi per questa banca che è vicina da sempre al territorio soprattutto. Beh, intanto diciamo che per la prima volta questo meeting di fine anno lo facciamo ad Agropoli. E non è un caso. Poi per quanto riguarda i risultati, dobbiamo dire che quest'anno sono per l'ennesima volta tutti di segno positivo, sono cresciuti soprattutto gli impieghi, i prestiti alla clientela, più 20%, che è una cifra ragguardevole, soprattutto se consideriamo che in Italia c'è stata una contrazione, seppure lieve, ma una contrazione dei fidi. È cresciuta anche la raccolta, ma in minore misura, poi è cresciuto sicuramente lo totale dei ricavi della banca, c'è stata una contrazione anche lì, ma contrazione dei crediti anomali, quindi diciamo che su tutte situazioni di segno positivo. È aumentato il numero dei collaboratori, se vedete quest'anno siamo ancora di più e questa è la cosa più importante per noi, perché più aumentano i collaboratori più aumentano le opportunità per la banca, le relazioni per la banca. E dall'anno prossimo aumenteremo anche il numero degli sportelli, perché apriremo uno qui ad Agropoli e l'altro a Pellezzano, quindi ci sarà anche questo. Diciamo che è una banca in salute ed è positivamente proiettata verso il futuro. Ecco, per quanto riguarda invece la riforma delle BCC, ecco, durante quest'anno ne abbiamo più volte parlato, direttore, ed è un tasto dolente che la preoccupa tanto, ma che cosa possiamo dire alla soglia, ecco, del 2019? Beh, noi abbiamo aderito al capogruppo che si chiama Cassa Centrale Banca, che ha sede a Trento. La scelta era tra l'ICREA di Roma e questa di Trento. Abbiamo aderito là intanto perché la vediamo meglio, ecco, senza uscire. Poi la preoccupazione nostra della riforma è sempre la solita, cioè che le banche perderanno una parte dell'autonomia. Cioè, quando la legge dice che ogni banca deve essere autonoma in base al suo indice di rischio, noi, pur avendo un indice di rischio basso, alla fine, leggendo bene le carte, ci accorgiamo che in termini di autonomia non è un'autonomia totale come era prima. Oggi dobbiamo concertare con la capogruppo le politiche dei fidi, tutte le politiche del credito e tutte le varie politiche. Già in questi giorni cominciano ad arrivare varie circolari, fate così e fate così, quindi è tutto. Speriamo che questi input che ci arrivano dall'alto sono tutti input positivi, sono input che ci porteranno benefici, ma se la capogruppo non sarà capace di portarci delle economie di scala, cioè di riuscire ad abbassare i costi amministrativi di ogni banca, alla fine avremo fallito.